siamo qua per festeggiare gli angeli. Il sindaco di Milano Letizia Moratti all'Angel Day 2010, qui in Viale Ortles a Milano, al centro di accoglienza dove vivono i senza tetto. Oggi, insieme con Letizia Moratti, tante star del mondo della cultura e dello spettacolo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della solidarietà. Ci dice qualcosa su questa bella giornata milanese? Oggi è l'Angel Day. Hanno chiesto ospitalità a Ortles e noi gliel'abbiamo data, è un piacere per noi animare insieme ai nostri ospiti questa casa di accoglienza che è in fase di definitiva ristrutturazione. L'abbiamo voluta più bella, meglio attrezzata, dotata anche di possibilità di reinserimento sociale. Passiamo da una lunghissima esperienza di dormitorio invece alla trasformazione in casa di accoglienza, dove una persona può stare e può avviare anche un processo di reinserimento sociale. Abbiamo gli educatori, abbiamo i laboratori, sempre di più e sempre meglio. E una battuta su Mario Furlani e sui suoi ragazzi? Sono molto bravi, stanno dentro questo mondo del terzo settore del volontariato che insieme alle istituzioni permette a questa città di essere sempre più accogliente. Assessore provinciale alla sicurezza Stefano Bolognini, che ci fa qui assessore? Da qualche mese la provincia collabora in modo attivo con i City Angel, con tante iniziative, abbiamo anche finanziato il corso di formazione perché c'è bisogno di queste persone che aiutano, come oggi, persone meno fortunate. Ci troviamo nel dormitorio di Viale Ortles e oggi sensibilizziamo con tanti amici dello spettacolo e della politica su questa tematica, persone che vengono qui a mangiare e a dormire perché hanno bisogno e che in molti casi magari lavorano, cercano anche di rientrare nella società, ma che hanno bisogno comunque di una mano e di un'attenzione 365 giorni l'anno e non solo oggi con la nostra presenza. Quindi sicurezza non in senso di repressione e di cronaca nera? Assolutamente no, anzi proprio nella collaborazione attiva che hanno i City Angel con la provincia di Milano, col comune, con tante istituzioni, c'è proprio la prevenzione e non la repressione e c'è un coinvolgimento, il tentativo di coinvolgere persone nel loro tempo libero con un'attività di volontariato, di vicinanza e di accoglienza come oggi. Il presidente del consiglio provinciale, anche lui vestito in modo proprio da operatore, diciamo, di sicurezza, che senso vogliamo dargli a questa giornata? Ormai è una tradizione, anche se confesso per me è la prima volta, ha un senso positivo di, ovviamente dico cose banali, di solidarietà, anche di speranza, di coinvolgimento da parte di tutti, per quello che sono qui anche le istituzioni, in un aiuto concreto a chi è rimasto indietro. Questa iniziativa privata significa che il pubblico su questi temi è un po' assente? Bene, innanzitutto il pubblico oggi c'è in forze. No, ma i City Angels sono un'iniziativa non pubblica, diciamo, di Mario Furlani e dei suoi collaboratori, no? Sì, come sa, noi crediamo molto nel fatto che innanzitutto c'è anche un privato sociale e ci sono cose che la società, la nostra collettività già da sola o in parte affronta e quindi in questo senso il pubblico deve fare la sua parte, deve aiutare. Anche un chirurgo plastico che si associa a questa causa dei City Angel. Assolutamente sì, è un'iniziativa nobile e interessante alla quale tutti quanti almeno una volta nella vita dovremmo prendere parte perché ci riporta in contatto diretto con le realtà quotidiane, quelle che molto spesso nella nostra vita di lavoro dimentichiamo perché presi dall'affanno proprio della quotidianità. E per lei è un una tantum o pensa di fare qualche giro serale con i City Angel? Perché no? Io sono a Torino come mia residenza permanente, ci sono dei gruppi di City Angel molto forti anche a Torino e la cosa sicuramente se l'amico Furlan vorrà coinvolgermi mi interesserà, quindi ci sarò senz'altro. Lorenzo Masini, un analista finanziario, che ci fa qui? Sono un City Angel da 2 anni, sono responsabile della formazione e sono a cercare di dare quello che la vita mi ha dato fino adesso.
Come si forma un City Angel? Attraverso 3 mesi di corso, 1 ora e mezzo alla settimana, parte teorica e parte pratica. Parte teorica viene svolta all'interno delle aule, parte pratica, che tengo io, viene svolta all'interno in palestra e si insegna come stare in strada, tecniche di psicologia, tecniche di intervento per separare... Bisogna pestare un po' anche se è il caso? Non si pesta mai, non ci mancherebbe altro. Anzi, una cosa che vorrei sottolineare è che noi non siamo ronde. E quindi noi interveniamo, facciamo sicurezza, ma facciamo sicurezza senza essere mai violenti. Siamo decisi, siamo assertivi, ma mai violenti. Noi non la facciamo mai la violenza, anzi, la detestiamo e cerchiamo di combatterla.